ero forestiero e mi avete ospitato. È un progetto gestito dalla Caritas, attualmente attivo in 34 strutture della capitale che stanno ospitando 100 profughi richiedenti asilo. Solidarietà e tanto amore per ricominciare, una realtà che impareremo a conoscere con Alessandra Forte. SPRAR, CARA, CPCA, CIE, sigle entrate nel vocabolario collettivo di pari passo con la realtà, rispettivamente sistema di protezione, centro di accoglienza per richiedenti asilo, centro di primo soccorso e accoglienza, centro identificazione ed espulsione. E poi, come aveva chiesto in un accorato appello il Papa, ci sono le parrocchie a tendere la mano. Quelle di Roma come simbolo, prime fra tutte, per avviare un progetto pilota già esteso alle altre regioni italiane. Si chiama Ero Forestiero e mi avete ospitato. Il progetto gestito dalla Caritas, attualmente attivo in 34 strutture della capitale che stanno ospitando 100 profughi richiedenti asilo. 34 sembrerebbero poche rispetto alle 337 parrocchie romane, in realtà tutte hanno risposto, ma solo una parte ha superato l'esame tecnico che prevede standard precisi di sicurezza e di spazi da offrire ai profughi. Chi non può offrire vitto e alloggio ha comunque messo a disposizione locali per usi alternativi. Pochi gli spazi in centro, meglio in periferia, dove ci sono strutture costruite di recente, zona Nuovo Salario per esempio, via Cavalieri, chiesa di Sant'Ugo, da pochi giorni il rifugio di due giovani senegalesi e un ragazzo del Ghana. Qua sto bene, è meglio come Castelnuovo di Porto, lì è un grande centro con 800 persone penso. Invece hai due amici? Sì, qui siamo tre. Senegal. Da 5 mesi, 6 mesi, abiti via Marsala, prima adesso qui, 19 anni, si è sull'italiano. Al mattino alle 10, alle 12, vai mangiare, dopo ritorno a casa. Meglio non ricordare la traversata in mare né quali affetti si siano lasciati dietro. Ai mediatori il compito di scavare nel dolore, a noi quello di capire come stanno vivendo questo inizio di nuova vita, giocando a carte, andando a scuola d'italiano, imparando con l'aiuto della gente del quartiere a cucinare non solo couscous. Pasta con pomodori e tonno, quindi è buonissimo. Io abito in Sant'Ugo con bravissimi volontari, anche bravo parrocchiere. Parroco Don Diego? Sì, anche prima Don Roberto. Il clima che si crea, almeno qui nella nostra esperienza, è un clima familiare dove spesso anche quella sofferenza che portano dentro, quel carico che hanno, viene in qualche modo piano piano sanato, no? Da questi incontri, da questi momenti anche di normalità. E quindi vediamo che loro tirano sì, un sospiro di sollievo, no? si sentono un po' a casa, anche se non è loro, però si sentono come se fossero a casa. La Caritas ha messo in campo 4 angeli custodi, 4 donne che a Roma hanno il compito di accompagnare i rifugiati nel processo di inserimento e di supporto. Il prossimo 20 di novembre il giubileo avrà termine dal punto di vista di questo evento liturgico sacramentale, ma ci piace pensare che in realtà questa porta della misericordia idealmente rimarrà aperta, non solo perché, come dice Gesù, i poveri li abbiamo sempre con noi e questa accoglienza ci permette allora di vedere, di riconoscere in ciascuna di queste persone una porta aperta che ci permette di vivere il Vangelo.